parte del tamposo, quindi la giuria non viene chiamata in causa. Si tratta di una DDR, grazie a regia, grazie a tutti. Si tratta di una DDR, si trova a Spezzano da Sira sulla superstrada di Roma, la DDR Arena di Adolescenti e Prenetti. Questa DDR ha una sola particolarità, gli abiti di questa DDR sono unici nel loro genere, nel senso che fanno solo quello, in stato quello non c'è la carogna. Giusto, sì, giusto. Vestiti solo per donne, bambini, ragazze, vi invito da casa a vedere, perché tra poco vedremo le cose, vi farete un po' di più di un'azione, delle preminucce, ai vestiti, perché sono veramente belli. Quindi, a voi, Arel, vi riconoscete, tanto io non guardo mai lì. E vi raccomando di non far sentire il vostro calore e il vostro applauso a tutte le modelle, perché è davvero difficile spiegare su questa passerella. Da lì in poi è scuro. Prego ancora il pubblico qui davanti di spostarsi almeno un altro metro indietro, altrimenti non riusciamo a riguardare le ragazze che sfidano in terra. Sono stati unici il loro genere. Mi basta questo. 5 minuti. Yeah.
Milan in via Roma. Sulla mia strada. La bambina l'ho persa proprio. La bambina l'ho persa proprio. Ora sta per arrivare la nostra Eugenia, la sposa di Alec. Capo, ho chiesto un minuto, bravissimo. Facciamo un applauso alla sposa di Rani. Se qualcuno gli venisse la felice idea di sposarsi, vi consiglio di trovare Alemo, o magari di fare una serata di gara o di giocare una cerimonia qualsiasi, andare a consultare la teoria, perché sono tanti, 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 tanti. Bellissimi, applauso anche per Federica e per le altre modelle, nonché per la titolare, la vedo di sotto, bellissima come il sole, Alba nascente, 6 mesi, titolare di Alba. Che lei indossa un vestito di capo firmato Alba, giusto? Guarda, non siamo qui. Io le lascio il microfono, come ormai è d'obbligo, e se ci spiega un pochino la situazione. Buonasera. Abbiamo loro sicuramente, con loro non hanno 18 anni, con bambini, ma sai andare a trovare Alemo, perché guarda, guarda che splendore di Alemo, sono tutti di inglesi, sono tutti, no, sono tutti di Cura Fredda e della Bella a Damasco, quindi o un'altra, e poi ogni altro presumo, questo è il loro barato, no? 42, no, quindi se hanno il fisico possono indossare altri, quindi loro cambiano benissimo. Federica, le calze bene, allora la sposa è perfetta, il ragazzo cambia il talabio, te lo chiedo, ma pienserà, l'ho chiesta io, se te la chiedo, scusami, giusto? Bene, grazie Alba, grazie davvero, domani sera ci sei, sono per il piccolo.
Sì, sono anche della presenza romana, a Sergio Piccolo. Ovviamente altro applauso alle modelle e a Aven, che si trova in via Roma, e si trova anche la sera sulla sua strada. Signora Alba, si giri qua! Signora Alba, si giri da questa parte! Niente, non mi ha sentito! Beh, lei va giù, bellissimo. La sera non sono in forma, non so. Va bene. Non mi dico, vado spedito. Bene, ok, a posto. Niente, ancora ragioni, non la chiamo in causa, anche perché abbiamo un po' di ospiti, visto che abbiamo fatto modo e tanto presi l'anno, ci siamo messi un po' a girare quasi tutti i campioni. E lui è però, e domani sera aspettano Piccolo, dopo domani finale a Partinoporum di Celico. Vi invito a venire a vedere sia lo spettacolo di domani sera che la finale del 22, perché tutti su Facebook si diverte, cioè te vuoi fare Facebook poi. Giusto? Giusto. Ok, andiamo avanti. Bene. Allora, iniziamo dalle due bambine, le conosciamo anche tra poco, e poi sfideranno i nomi delle grandi, Ilenia, Tania e Simona. Ilenia Garzolino, Tania Inelli e Simona Scappelli. Ci siamo? Giulia, siamo pronti? Pronto. Ilenia Garzolino. Esiste. Bene, allora, partiamo. Regia. Facciamo una cosa anche alla regia, che ci sono stati stasera, il Simo, il DJ, il suonatore, tutto quanto. Ma che sto riprendendo Alba. Altra volta 10. Salutiamo ovviamente l'area, la ritroveremo domani sera. Tu non sei pronto con la luce? Guarda le modelle. In abito sportivo, le bambine, vedremo Anna. Lei è Anna. Facciamo un applauso alla prima in gara questa sera, più piccola in gara. Ci viene a trovare in passerella Silvia, in abiti sportivi.